ragazzi, sul mio canale sono TheGastronanti1. Sono qui oggi con un video un po' speciale. Speciale, cioè con un video del cazzo. Praticamente ho scaricato l'applicazione delle risposte e andremo a fargli delle domande e vediamo cosa cazzo risponde. Un'applicazione di merda, secondo me, cioè di merda più che altro è fatta male. Cioè la grafica sgrana, non so se sia colpa del fatto che la sto utilizzando con un tablet, magari sul telefono si vede meglio. Fatto sta, secondo me è fatta di merda. Comunque, premessa, c'è Echo. Non lui. C'è Echo, ovvero Echo. È l'Echo normale, perché sono rinchiuso in una stanza piccola, senza un cazzo intorno. Infatti la GoPro dovrebbe prendere tutto. Ma guardate che muscoli che mi fa la GoPro. Minchia, sono uno di quelli là grossi. Quelli là grossi. Faccio così, sembra che ho tipo, che cazzo ne so, Schwarzenegger dei poveri. Comunque, detto ciò, iniziamo. Vediamo cosa ci dice. Vediamo cosa devo dire. Pensa intensamente, no, devo parlare, mi spiace, guarda, stiamo a fare video che penso. Comunque, iniziamo con una domanda semplice, easy. Ho le cuffie per il semplice fatto che c'è una musichetta di merda, quindi per non farla sentire, vabbè, lasciamo stare. Quindi cuffie per forza. Iniziamo con una domanda semplicissima. Questo video avrà successo? Agitiamo, per esempio, uno stronzo. Sicuramente renderà le cose più interessanti. Che significa? Che si iscriverà più gente? Non lo so, richiedo, questo video avrà successo tra i miei iscritti? Aspetta un po' a trovare la risposta. Che cazzo significa? Avrà successo sì o no? È sicuro, perfetto, è sicuro. Raggiungerò i 40 like? Concentrati. Ma fatti i cazzi tuoi, scusa. Allora, raggiungerà i 40 like? Butta via soldi. Raggiungerà i cazzo di 40 like? Mi vuoi rispondere? Non è importanza. Ma io te cancello, te segnalo. Un'altra domanda sempre sul mio canale. Raggiungerò mai i 2000 iscritti? Tutto può succedere, ricordo. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai che ti capita. Quindi è sì? Tutto può succedere? No. Da risposte vaghe. Cioè io voglio una risposta sicura, una risposta seria, una risposta concreta. Raggiungerò mai i 2000 iscritti? Prima dovresti capire chi sei veramente. Sono uno stronzo, cioè. Allora, io ho il canale che fa 1008 iscritti, poi ritorna a 1005 fisso. Il coso di Creator Studio là è bloccato a 1000 iscritti da una vita, quindi neanche va a 1005, è rimasto a 1000, quindi c'ho il canale tipo buggato. Detto ciò, raggiungerò mai i 2000 cazzo di iscritti? Amicizie, devo cambiare amicizie. Quindi mia. Ok, chiunque sia mio amico da oggi in poi non lo sarà più, perché se voglio raggiungere 2000 iscritti devo cambiare amicizie. Quindi ciao a tutti ragazzi, tutti i miei iscritti che sono amici potete anche disiscrivervi. Cavolo, rimanete iscritti, anzi invogliate la gente a iscriversi al mio canale. Allora, da grande io avrò una bella casa, almeno questo sarà difficile, ma ti tornerà utile. Non riesco a cogliere il significato. Sarà difficile, ma ti tornerà utile. La casa sarà difficile che ce l'avrò, ma mi... grazie al cavolo. Cioè, ripeto, voglio una risposta più chiara. Avrò una bella casa? Vabbè, mi sta trollando malamente. Ok, abiterò in una capanna? Dopo questa, regà, posso anche smettere di far video. Cioè, io abiterò in una capanna. Considerala un'opportunità. Ma che cazzo? Allora, io sono maschio. Butta poi la semplice. Non può fallire. Che cazzo significa? Sono maschio? Mi prendi per il culo? Ok. Non, no, mi sembra. Allora, sono maschio? C'è una domanda semplice. Sei coglione? Sei un'applicazione di merda inutile del cazzo? Mo fa l'incazzata. Questa è una domanda per voi ragazzi. I miei iscritti, quindi tutti, dal primo all'ultimo, avranno una bella vita da grandi? Mi dispiace, cioè, se lo dice lei, l'applicazione, mi dispiace, sarete tutti barboni. Allora adesso faccio una domanda su un mio amico. E chiedo, Jacopo è gay? Lo so, però, ok, smetti della queste frasi ad effetto.
per attirare l'attenzione, tanto non ti scaricherà nessuno. Comunque, Jacopo, Jacopo, il mio amico, Jacopo Fry, Jacopo, quello che ci ha fatto il video del peperoncino. È gay? Ma vai di sì o no? Che cazzo devo ascoltare? YouTube Italia fa schifo? Allora, me la faccio da solo, mi ha chiesto, fatti una domanda. YouTube Italia fa schifo? Scuoti. La vita è bella. Funzioni così te, cioè tu funzioni così. Con questa chiudo. Un video fatto un po' così alla random, alla Gianfrasso, come dico sempre, per il semplice fatto che volevo portare qualcosa di nuovo. Ho visto questa applicazione, ho pensato, perché non farci un video? Era molto più divertente se l'avessi fatta con un altro amico, però fa niente, ragazzi. Sicuramente se vi piace come cosa posso anche portarvi un video insieme a più persone, sempre di questa applicazione o applicazioni migliori. Quindi ci divertiamo un po' a cazzeggiare. Detto ciò, come ha detto l'applicazione, perché ha solo detto cose vere. L'ultimo che commenterà questo video è gay. E non c'è niente contro i gay, però è gay. Cioè, questa è l'applicazione della verità delle risposte. È gay. Dopo aver sparato tutte queste cazzate, mi raccomando, passate nel link in descrizione perché ci sono tutti gli spam, i link fondamentali. Quindi, ragazzi, c'è cioè, tipo il mio profilo privato, il mio profilo Facebook dove condividi video, dove aggiorno tutto sul canale di YouTube. Intanto il microfono tipo sta in un altro paese. Guardatelo, cioè quindi non si sentirà un cazzo. Da Diego e il suo ciuffo con vita propria è tutto.